Ciao ragazze, benvenute sul mio canale, molto molto raffreddata. Oggi voglio fare un video, mi preparo con voi perché vi volevo raccontare qualche cosa dal mio viaggio in Romania. Come vi dicevo in altro video, sono stata per una settimana a casa e diciamo che sono andata su una rotta che non sono mai stata fino in quel momento, Bari-Timișoara. Io sto nella zona di Taranto. E allora unico modo di partire è da Bari con Wizz Air. Allora, siccome io oggi sono molto molto raffreddata e la mia pelle si sente veramente male, ho pulito il mio viso, ho messo pure un po' di tonico, insomma, e vado con questa acqua termale da Avène. Tutti i prodotti che, non tutti, qualche prodotto che uso oggi li trovate nel haul DM che ho fatto in Romania. Vi lascerò comunque in qualche parte il link. Allora, vi dicevo che sono andata su un'altra rotta. In genere andavo Bari-Bucarest, ma questa volta sono andata Bari-Timișoara perché sono andata in periodo di Pasqua. Ho trovato una buona offerta. E poi l'aeroporto di Timișoara è stato aperto di poco per le corse esterne. E allora ho detto perché no, proviamo ormai quella parte del paese, non l'avevo visto fino in quel momento. Comunque, avevo preso i biglietti andata e ritorno per 3 persone, 2 adulti e un bambino. Abbiamo pagato 3 biglietti, più o meno 120 euro se non sbaglio. Io vado con questa crema che si chiama Tender Care, mi sa, da Oriflame. Vado e me lo metto qua perché ho la pelle veramente molto molto secca. E questo è un balsamo che riesce a curare assolutamente qualsiasi irritazione o pelle secca o cose varie. Non ha un buon inci, ragazze, perché ne avevo visto su scatola, insomma, ce l'ha un po' di tutto. Ma io conosco questo prodotto di un po' di tempo e non lo so come fa, se ha questi ingredienti, non lo so come fa di riuscire a curare queste cose. Allora, vi dicevo che i biglietti hanno costato veramente poco, ho trovato una buona offerta, ma nello stesso tempo, quando abbiamo pagato i bagagli, abbiamo preso i bagagli di 23 chili. Quelli dall'Italia costavano quanto costavano, non mi ricordo bene quanto era, solo che quando abbiamo dovuto aggiungere quelli che erano dalla Romania a Italia, hanno costato molto di più. Quello che non era molto, molto corretto. Perché uno costa così e quell'altro costa molto di più. Metto questa crema contorno occhi da Bibella, è ottima ragazze, vi devo dire che è veramente ottima, mi piace moltissimo. E altro di questo, è arrivato il giorno della partenza e il momento in quale siamo arrivati su un aeroporto minuscolo, minuscolo. Eravamo con euro, non avevamo soldi rumeni, pensando che ormai arriviamo nell'aeroporto e cambiamo. Solo che quell'aeroporto da Timișoara era così piccolo che non si trovava proprio questo posto per cambiare i soldi. Se non sapete, in Romania si usano i lei, che sono i soldi rumeni, e non euro. C'è tutto in lei.
Allora dobbiamo per forza cambiare. Siamo arrivati davanti all'aeroporto senza aver soldi di prendere almeno il taxi per arrivare alla stazione di autobus per poter arrivare nella mia città. Eravamo proprio stavamo così, guardavamo uno all'altro e non sapevamo che dobbiamo fare. Comunque davanti all'aeroporto c'erano tanti tassimetristi. E uno un po' più coraggioso così è venuto da noi e dice: avete bisogno di taxi, la la la. E io dico: senti, abbiamo bisogno, dobbiamo arrivare in quel posto, solo che ragazzi, metto questa crema da Snail Epoch, veramente veramente ottima ottima crema, mi piace moltissimo. Dico: ma possiamo pagare in euro? E lui dice: sì sì, come no, fino lì. Quanto ne ha preso? 12 o 13 euro per arrivare. Ci è imbrogliato, ragazzi, perché in realtà quando siamo tornati abbiamo preso un taxi che abbiamo chiamato, no? A dispecerato, come si chiama. Ci ha costato veramente pochissimo, qualche euro, ma non quello che ci aveva chiesto quello. Comunque ci ha preso, ci ha portato lì, abbiamo pagato in euro, nello stesso tempo ci ha pure cambiato soldi giusto per pagare l'autobus fino ad arrivare nella mia città. Diciamo che più o meno abbiamo risolto la problema e abbiamo preso il pullman, siamo stati 6-7 ore nel pullman fino a quando siamo arrivati alla destinazione. Solo che ragazzi, arrivate in Timișoara era un freddo, abbiamo preso veramente un freddo cane. Noi vestiti con le giacchette di primavera, perché insomma quando siamo partiti dall'Italia era sole ed era bene, molto molto bene. Allora non ci siamo preparati per inverno, siamo arrivati lì ed era abbastanza freddo. Uso per prima volta questo fondotinto Healthy Mix da Bourjois, devo iniziare a testarlo perché ragazze è una novità e vi voglio fare una recensione al riguardo. Questo è nella colorazione dove vedo? Non vedo in nessuna parte. Ah, beige è un sottotono giallo e uso la mia ex beauty blender come si chiama, Real Techniques, non lo so, Complex and Sporge o qualcosa di genere. Allora, siamo arrivati tardi, 10 più o meno qua, così nella mia città che si chiama Târgu Jiu, e più o meno si trova nella parte centrale sud, più o meno così, e era abbastanza lontano, ho detto, così tante ore di viaggio. Roberto era per prima volta in Romania ed era entusiasta di tutto quello che riusciva a vedere dal pullman. Eravamo stanchi, non avevamo mangiato niente tutto il giorno, tutto il pomeriggio abbiamo mangiato solo stronzate sul pullman, quello che trovavamo, perché non si fermava molto spesso perché doveva arrivare in tempo, non si fermava. E quello che trovavamo aperto, prendevamo qualche patatine, stronzate. E siamo arrivati, ci ha aspettato mio padre, siamo arrivati a casa e insomma per una settimana ci siamo divertiti e siamo stati un po' dappertutto, a casa di mia nonna, delle mie zie. Insomma, Roberto è stato entusiasta di tutto quello che succedeva, di come è stato ricevuto dalla mia famiglia, di quello che vedeva in Romania, perché insomma in Italia si sentono solo cose brutte di Romania, di rumeni, insomma quello che stanno facendo un po' dappertutto nel mondo i rumeni, ma quelli negativi per dire così. Allora siamo stati in una
in una gioielleria, perché insomma mi dovevo prendere un paio di orecchini, ragazzi. Questi sono i orecchini che ho preso, spero che si vede. Così mi sono piaciuti veramente moltissimo e li abbiamo pagato poco, perché questo è oro di 14, quello di 18 costava un po' di più, ma a me io volevo solo un paio di orecchini nuovi e basta. È stato, come dire, rimasto così il momento in quale ha visto che in realtà non c'erano porte doppie come sono nelle gioiellerie dall'Italia, che lì la commessa metteva un sacco di oggetti di oro sopra, ma non aveva paura che qualcuno li prende, li ruba e cose varie. Insomma, ma lui è rimasto un po' così, che non capiva. Le ho detto, non è come la gente pensa di noi. La vita in Romania è totalmente diversa di come si parla, si racconta. E un'altra cosa è il fatto che lui ha dato la macchina di mio padre, perché per poter essere indipendenti di andare da un posto all'altro, pensando che mio padre vive nella città, mentre mia nonna con mie zie vivono in campagna, in paesi di campagna, ed era lontano, più o meno un'ora di viaggio con la macchina. In Romania per guidare la macchina non devi bere assolutamente niente. Non, se ti trovano, ti tolgono proprio il permesso. La cosa era che le regole sono un po' diverse. Se arrivi davanti al passapietoni, alla zebra come si dice, tu ti devi fermare. Non importa se è qualcuno che passa. La strada tu ti devi fermare in quel momento. Vabbè, Roberto è abituato come qua, che passa lui, poi passa la gente. Io l'avevo detto, devi essere attento, perché qua se ti trovano, ti puniscono, ti possono togliere pure il permesso. Allora, sono certe cose che Roberto le ha imparato. È stato molto molto attento, le è piaciuto l'idea, e devo dire che quando siamo tornati in Italia, adesso è ancora attento a questi aspetti e rispetta un po' di più i pietoni. Ragazzi, che devo dire di questo fondotinta? Come prima impressione ha una copertura media, non ha una copertura altissima, vediamo un po' se si può stratificare. Come colorazione, io mi sono abbronzata un po', c'ho il viso un po' colorato, mentre il collo mi è rimasto bianco, come mi succede sempre. Vedo che si può stratifiere, ma la copertura non è che è altissima, altissima, no, non è come sono io abituata con il Dermablend, per esempio. Ma diciamo che più o meno dà un'uniformità al viso, e ha un finish luminoso. Non ce l'ha un finish matte, ce l'ha un finish luminoso. Vediamo un po'. Sì, insomma, no, dove sono le cose ancora ire, si vedono? Pure se metto di più prodotto, non è che cambia qualcosa, ma insomma mi piace il fatto che il suo finish è luminoso e la pelle si vede uniforme. Che vi devo raccontare ancora dalla Romania è che il fatto che noi dovevamo partire esattamente il secondo giorno di Pasqua, di Pasquetta dovevamo tornare a casa.
Purtroppo di Pasqua tutto si era fermato in Romania, non avevo nessun pullman di arrivare da Târgu Jiu, dalla mia città, a Timișoara, di dove dovevo prendere di nuovo l'aereo. Metto questo, ma solo un po' sulle mie occhiaie. E abbiamo dovuto prendere il pullman, ultimo pullman che arrivava a Timișoara, e questo era il sabato. Domenica è stata la Pasqua, lunedì mattina dovevamo partire, sabato alle 2:20 abbiamo preso l'ultimo pullman che partiva dalla mia città a Timișoara. Il fatto è che siccome non ci stavano più i pullman, dopo è stato molto molto agglomerato, veramente una folla di gente, non vi dico. Poi siamo partiti in ritardo, è stato un casino della Madonna. Abbiamo detto ci dovevamo organizzare molto prima, non sapevamo che sarà così casino, se no magari ci pensavamo a quando ancora stavamo in Romania. Allora ho fatto pure il correttore e vado con la mia solita cipria, questa da Vichy, e prendo, metto un po' qua, vediamo che pennello prendo. Allora, prendo questo pennello da Egyptian, giusto per fissare questa parte. E abbiamo dovuto pensare pure all'hotel. Immaginatevi che all'inizio mio padre diceva che ci accompagnerà lui a Timișoara con la macchina, e poi ha detto senti, ma non ce la faccio perché devo tornare da solo, è tanto tempo di viaggio e non ce la faccio. Allora abbiamo dovuto pensare all'hotel. Purtroppo era il periodo di Pasqua, quando come dire, la gente andava a festeggiare, andava a era tutto pieno. Abbiamo preso un hotel, quello che abbiamo trovato con posti liberi, e anche quello che era più vicino dell'aeroporto. Ragazzi, l'hotel si chiama Le Baron, vi lo sconsiglio, veramente ve lo sconsiglio. Se dovete arrivare mai a Timișoara, Romania, e vedete l'hotel Le Baron, non andate, non ce l'ha nessuna stella, penso che l'hanno tolto tutte. È un hotel abbastanza vecchio lì, con qualche storia, penso. E insomma, abbiamo preso una stanza per due notti. Costava una stanza matrimoniale 130 lei, che vuol dire più o meno 30 euro, ragazzi. Non, spero che non sbaglio. E mamma mia, quando siamo arrivati lì abbiamo aperto la stanza, puzzava di sigarette in un modo fantastico, ma dico mamma mia che cavolo. Noi non fumiamo già di parecchi anni, che io, che Roberto, io ce l'ho 6 anni, mi sa, di quando non fumo, e Roberto ce l'ha più o meno 3 anni. Angela, Roberto. Allora, quando siamo entrati lì abbiamo sentito quella puzza di sigarette, oh, mi si è girato lo stomaco. Vado a fare un po' di contouring, non chissà che, uso sempre la contour kit da Anastasia, questo è light to medium, e uso questo qua e poi un po' di questo qua non so che, no, prendiamo questo pennello. E altro di questo, la stanza era piccolina, vabbè, non è che avevo volevo di più, alla fine volevo solo una stanza con un letto e doccia per poter sciacquarci.
la stanza era com'era, niente di che, niente di là, niente di niente. Importante che magari il letto e il lenzuolo erano puliti. Solo che ragazzi, siamo entrati nel bagno, un piccolo bagnetto con muffa all'interno della cabina di doccia. Meno male che avevamo le scarpe, quelle di le giabbatte da noi, così ci siamo fatti la doccia avendo le giabbatte, anche perché essendo giorno di Pasqua non è che si trovava niente aperto per poter prendere io, andare a pulire, a disinfettare, niente di che. Abbiamo sciacquato quello che si poteva sciacquare e ci siamo fatti la doccia, ma non era perché erano solo due saponette di quelle tonde piccoline che puzzavano bruttissimo, niente altro, non shampoo, non, niente, voglio dire niente. Poi acqua calda non era tutto il giorno, acqua calda era solo la sera. Non so, non ho mai visto un hotel che non ce l'ha acqua calda sempre. Di riscaldare le stanze, li riscaldavano semplicemente la sera, non in tempo del giorno. E che altro vi devo dire? Comunque, sapendo che è una stanza matrimoniale, abbiamo trovato comunque solo un asciugamano piccolo e un asciugamano grande, basta, niente altro. E comunque è stata una brutta esperienza in quello che riguarda l'hotel. Se dobbiamo andare di nuovo, per sicuro faremo in modo di prenotare assolutamente tutto di prima, ma per essere sincera non so se uso questo blush da Douglas, non lo so se andrò mai per via Timișoara. Preferisco di andare Bucarest, anche se ragazze costa un po' di più, ma magari lì è il mondo ai tuoi piedi, trovi assolutamente tutto quello che vuoi senza problemi. Altro di questo, Timișoara è bellissima. Noi in un giorno non c'era la possibilità di poter vedere assolutamente tutto, così è grande e bella, tanti parchi, un solo parco era solo giochi per bambini, è bellissimo, bellissimo, davvero ci è piaciuto. Abbiamo fatto delle foto lì, io ho messo pure foto sul Facebook, se non siamo amici su Facebook mi trovate come Io nella Giorgesco, vi lascerò nell'info box il mio Facebook, mi potete contattare, come mi potete seguire anche su Instagram, dove sono Io nella Giorgesco, e lì posto sempre le novità. Eppure lì ho messo qualche foto dal mio viaggio in Romania. E ragazze, è stata una settimana, io non lo so come è passata quella settimana, non lo so. Sto cercando una matita per sopracciglia. Allora, uso questa da, come si chiama, la Roche-Posay, ce l'ho ancora poco. Non so se lo riacquisterò, non mi dispiace, ma vorrei provare anche altri prodotti. Siamo stati sulla montagna, la montagna che è vicino alla mia città. Abbiamo preso un buon tempo, veramente è stato sole, è stato bellissimo. Come vi dicevo, abbiamo fatto sia foto ma anche dei video. Devo solo trovare un po' di tempo per editarli, perché come mi sentite non è che sto molto molto bene, veramente ho la gola in pezzi. Il vento che ho preso quando siamo stati
a Timișoara. Infatti, quando siamo tornati a casa qua in Italia, abbiamo trovato un freddo, mamma mia. Ma dico, questa è primavera? Non credo proprio. Allora, vabbè, queste sono le mie sopracciglia oggi. Ah, ragazzi, ho fatto la tinta, quella tinta da Garnier che vi avevo mostrato nel video haul. E vi devo dire, ragazzi, che fantastica, fantastica, mi è piaciuto. Per così poco quanto ho pagato su di lei, veramente una meraviglia. Ha coperto tutti i capelli bianchi, mi ha dato luminosità al capello, veramente, veramente molto buona. Allora, facciamo un po' di trucco occhi. Uso questa palette da Zoeva, la Caramel Melange, perché non l'ho usato di un po' di tempo. E, vediamo. Che pennello uso. Allora, prendo questo qua, questo bianchino che si chiama wax paper, e lo metto un po' così. Non sarà niente di che, perché io volevo solo parlare un po' con voi per raccontarvi qualche cosa dal mio viaggio, niente di che. E penso che prenderò, no, prendo questo qua che è il Liquid Center e me lo metto un po' dappertutto in questa parte. Proviamo qualcosa di nuovo. Allora, provo di sfumarlo bene bene con le dita. Questo colore è molto pigmentato, dopo come vedete pure voi, pigmentatissimo. A casa di mia zia e di mia nonna abbiamo mangiato così tanto che non ce la facciamo più, sul serio. Voi che avete fatto di bello di questa Pasqua? Io non mi rendo conto come è passato il tempo, sul serio. È passato così in fretta. Comunque, Roberto è stato veramente entusiasta del viaggio, come prima volta. Neanche eravamo arrivati bene a casa che lui voleva già tornare. Ha detto che sta pensando per tornare di nuovo. Prendo questo Almost Born, che è questo giallino qua, e lo metto qua all'inizio. Ma non mi complico, come ho detto, non mi complico. Ok. Oh, che faccio? Ragazzi, volevo provare questo volume Million Noir Lashes da L'Oreal. Pure questo è una novità, devo iniziare a provarlo, a testarlo per recensirlo. Vediamo un po' se mette a fuoco. Ragazze, così è il scovolino. E vediamo un po'. Ah, facciamo prima. Usiamo la piegaciglia. Mamma. Non posso parlare mentre mi metto il mascara. Faccio pure la parte di giù. È ancora molto molto liquido. E comunque, questo l'occhio fatto, questo occhio che non è fatto, penso che la differenza si vede. E come avete visto, non è che sono stata
a insistere. Vado forte con le labbra, metto questo, si chiama Nosferatu da Manic Panic. Io penso che il mio look è fatto. Allora, qualcosa semplice, come vi dicevo, qualcosa semplice, ma nello stesso tempo, ragazzi, sentivo il bisogno di avere qualcosa di eccentrico. E questo rossetto è veramente bellissimo, nero, bellissimo. Spero che vi sono stata utile in quello che riguarda le informazioni dalla Romania. Se avete altre domande, lasciatemi un commento sotto questo video, io vi risponderò a tutto quello che voi volete sapere. Romania è veramente un bellissimo paese, si può mangiare bene con pochi soldi. Se volete scegliere come vacanza, itinerario per la vostra vacanza, ci sono tanti posti, sia per montagna, sia per campagna, perché no, perché ci sono vari posti dove si possono prendere delle casse, sia per weekend, settimana, mese, quanto volete, con assolutamente tutto dentro. C'è pure il mare, che comunque, di quello che conosco io, è abbastanza cara e non so se conviene, ma per sicuro le stazioni montane sono bellissime, con paesaggi veramente meravigliosi. Comunque, come vi dicevo, se volete sapere di più di Romania, basta solo che mi chiedete. Questo rossetto qua rilascia qualche macchia sui denti. Io, ragazze, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!